Benvenuti e bentornati, eccoci qua con Baldur's Gate 3, finalmente signori, finalmente. Questa notte hanno fatto i Game Awards, stamattina mi sono alzato, ho iniziato a guardare un po' di notizie e finalmente, finalmente hanno fatto la scelta giusta, hanno nominato il GOTY di quest'anno, che è questo giochino qua. Meraviglioso, meraviglioso, sono contentissimo perché se lo merita tantissimo, anche perché è da un po' che non trovo un gioco che mi intrippa così tanto e che mi tiene così tante ore incollato allo schermo, devo dire la verità. E ancora siamo al primo atto, quindi devo dire che tanta roba, tanta roba. Se lo merita per tutto quello che hanno fatto. Comunque l'Arian Studio non è proprio una casa di sviluppo molto molto grande, quindi ci sta, se lo meritano tanto per quello che hanno fatto. E niente, signori, quindi direi di continuare la nostra avventura. Sono andato un pochino avanti. Adesso vi faccio vedere un pochino. Ho esplorato un po' Grimforge, ho trovato delle cose, ho fatto dei combattimenti un pochino interessanti, devo dire, però nulla di particolare. Addirittura ho trovato il classico Mimic, che pensavo fosse un forziere normale, che alla fine non lo era, erano tre cazzo di Mimic. Neanche più di tanto difficile la battaglia è stata, però ci sta, ve lo volevo far sapere, vi volevo tenere al corrente di questo, di questo. Allora, eccoci qua. Sono arrivato in questa zona qua dove io ho esplorato in lungo e largo, qua c'erano dei blob aciduli, tipo gastrite che va in giro da sola. Sono arrivato qua e poi prima di aprire questo portone ho detto, va là, aspetta, che se capita qualcosa di interessante lo voglio portare in video. Quindi io direi di procedere. Tanto magari questo video, visto che si celebra comunque questo giochino che ha vinto, diciamo, il premio più importante, non diciamo, il premio più importante che un videogioco possa vincere, che una casa di sviluppo possa vincere. Magari piano piano andremo a parlare anche di quello che è stato i Game Awards. Allora, cosa c'è là? Cosa c'è là dove? Ah, pulsante, vai. Premi il pulsante. Attenzione, porco due. Attenzione, attenzione. Qua c'è un calderone che sta andando a fuoco, però al contrario. Entriamo? Vi è una trappola? Cappello azzurro, lo prendiamo. Allora. Allora, siamo nell'acqua, il che non è proprio bellissimo. Che è sta roba? Piatto d'argento, sembra un posacenere più che un piatto, però va bene. Le posate. Un'altra cassa, non vi è niente. Comunque, tra l'altro, hanno fatto anche un nuovo aggiornamento. Infatti, vedo che qua già è cambiato qualcosina. Inventario di equipaggiamento. Bene, bene, vediamo anche quali sono state le migliorie. Non sono andato a leggere che cosa hanno implementato e cosa hanno migliorato, sinceramente, perché ho avuto un po' da fare. Blay, i resti di un banchetto. Non ho letto. Spezzare il pane in nome di Shar. Puoi versare sangue in suo nome. Un rito sacro. Vabbè, se lo dici te che è un rito sacro. Aspetta. 2 turni. Che cazzo vuol dire? Questo vino del Turmish è gradevolissimo da solo, ma eccessivo. Si è accoppiato anche con il minimo spuntino. Cosa vuol dire? È da sbronza di vino? Proprio da sbronza quelle toste da solo vino? Quando sei depresso? Che ti attacchi alla bottiglia. Allora, io qua non mi sembra che ci possa essere qualcosa di particolare per il momento. Poi andiamo a vedere un attimo. Intanto prendo il cappello azzurro, il fungo. E poi dopo ci addentriamo da questa parte. Dobbiamo togliere qualcosa al nostro Drasi. Come al solito è ingombrante. Ma ci sta, ci sta, ci sta. Allora, fatemi vedere un pochino, fatemi vedere un pochino. E andiamo a scassinare, signori. Che tra l'altro sono usciti un po' di trailer, un po' di hanno svelato un po' di giochini interessanti, devo dire. Arnesi da scasso, vai. Che palle, signore, ma iniziamo. C'è il gioco dell'anno o no? Forza un po'. Dai.
Oh, questo è il gioco dell'anno che conosco. Questo è il gioco dell'anno che conosco. Apriamo. Forse dovevamo salvare? Salviamo. Ah, ma siamo ritornati indietro qua. Ah, ma allora, ditelo. Che tra l'altro, aspettate un attimo, fatemi vedere una roba. Perché ho avuto uno scontro con, diciamo, una specie di comandante, di qualcosa del genere, che mi ha dato questi, grazie di no. Stivali della notte semidistrutti. Non mi ricordo più. Comunque ho avuto una... un interessante combattimento dentro una di queste stanze. Eh sì, siamo tornati dall'altra parte. Va bene, va bene. Fave del ferro, eh? No, mi spiace ma non ho voglia di leggere. Qui sono stati, immagino, tutti depredati. Ah, cazzo. No, sono morti quelli che dovevano salvare, togliere la vita a quelli che ve l'hanno tolta. Chiena la testa in segno di rispetto. Non ci sono negozi nel piano del fato. Forse potrei dare un'occhiata alle vostre tasche. Beh, in effetti. Allora, facciamo i vendicativi o facciamo i rispettosi? Non lo so, mi piacerebbe fare tutte e due. Però comunque fatto sta che li uccideremo, quindi chiniamo in segno di rispetto. Togli quelle braccia conserte lì, quelle mani. May they rest in peace. Eh già, ci dispiace, quello è vero. Però, un forziere. Attenzione come la nostra attenzione ricade su d'altro, su così poco. È un peccato perché comunque non riusciamo a uccidere quei bastardi. Vabbè, forse lo potremo fare più avanti. Vediamo qua cosa c'è. Perché poi, signori, devo dire che dopo Greenforge possiamo andare avanti. Diciamo, possiamo andare avanti al secondo atto, perché alla fine abbiamo esplorato tutto. Rimane solo da capire se passare attraverso Greenforge e arrivare... Oddio. Un pulsante. Tutti hanno superato la prova di percezione. Perfetto, perfetto. Attenzione. Un forziere. È un mimic? Vediamo. No. Soldi. Corteccia di Sussur? Dimmi che... No, è una corteccia normale. Peccato. Ci speravo tantissimo. Ma in teoria noi dovevamo trovare... Aspetta un attimo che... Aspetta, facciamo così. Dio buono, spostatevi dal cazzo. Non si può dare? Aspetta. Buonini. Olè. Qui nient'altro vi è? Nient'altro vi è, a posto. Usciamo. Là, dai, andate fin là. Muovetevi, su. Camminate. Usciamo. Allora, pensavo di trovare qualcosa di più, ma in realtà non... Neanche più di tanto. Andiamo a vedere un pochino qua, in lungo e largo. Drow giustiziato. Questi qua cosa sono? L'oro ce lo prendiamo noi, che a lui non serve più. Dead Drow, publicly displayed. Esposto pubblicamente i Draugr... I Dwegar... non ho letto, zio Billy. Questo cos'è? Un forziere? Baule di metallo? Cosa vi è all'interno? Tintura a cobalto. Che palle, siamo ingombranti. Tieni la tintura a cobalto. Tenga lei. Cassa di metallo, vediamo un po' che c'è in questa cassa di metallo. Signore, bisogna deturpare tutto. Guardate che cazzo è. Freccia risanante, rimuovi le condizioni avvelenato, paralizzato o accecato dal bersaglio. E niente. Qui stiamo diventando ingombranti a bestia. Tanto questo lo possiamo prendere, che non ci interessa più di tanto. A me sarebbe piaciuto trovare un altro po' di adamantio per forgiare qualche cosa. Qualche cos'altro. C'era anche uno scudo, abbiamo trovato più avanti. Mi sembra che... Non mi ricordo se l'abbiamo trovato insieme mentre registravo oppure no. Spilla con incisione. Una spilla piccola ma raffinata. Raffigura un'arpa che si taglia... Che si staglia sopra una falce di luna. Un strano emblema. Penso di non averlo mai visto prima.
Come una fenice risorta dalle ceneri, Greenforge è tornata dalla morte. Mi giunge voce di un cultista drao che sta radunando i Dwegar nelle sale della vecchia città, l'assoluta intenzione di reclutarli. Su questo non ho dubbi, tuttavia è soprattutto ciò che cercano tra le rovine a turbarmi. Ancora non mi hai deluso. Recati a Greenforge, rimani nell'ombra e riferisci delle intenzioni del culto dell'ultima luce. Rimarrò in attesa. Quindi questa era una spia sgamata, in pratica. È stata una spia abbastanza... Quindi qua siamo tornati... Ah no, andiamo di qua. Qua siamo tornati all'inizio. Siamo tornati. Sì, vediamo il cancello dove ci porta. Dove ci porta. Vediamo un po', vediamo un po'. Apriti. Ah, un ascensore. Prendiamo l'ascensore, allora. Se stai per proseguire la tua avventura, assicurati di risolvere tutte le questioni sospeso prima di proseguire. Azzo! Quindi questo è l'ascensore che ci porterà poi al secondo atto. Bene, quindi diciamo che abbiamo visto tutta quanta Greenforge, anche se io vi dico la verità che sarei stato veramente curioso di oltrepassare la cortina di veleno e vedere cosa c'è dietro. Ok, scassiniamo, vai. Vediamo, sei immune? Ok, per il momento è immune, signori. Vediamo se la fortuna è dalla nostra. Eh no, non è dalla nostra, sicuramente. Comunque. Vai, vai, scassa, scassina, scassina. Olè, perfetto, perfetto. Continua. Apri. Oh, perfetto, perfetto. Guarda, facciamo modalità gruppo. Proviamo a vedere se... Vediamo. Non passano? Azzo. Com'è che non passano? Rimangono lì. Cos'è sto posto? Però... Probabilmente c'era un passaggio, c'era dietro il ponte, c'era questo passaggio, ma non capisco cos'è questo altarino qua che fluttua in mezzo a sta stanza gigantesca. Qui non c'è niente, io ho aperto una porta per niente. Però mi ha dato qualche aggiornamento per qualche missione, eletta di Shar. Il ponte che porta al tempio antico è stato distrutto, deve esserci un altro modo per entrare. Ok, forse lì potremo scoprire la verità su cosa è successo ai giustizieri. Abbiamo scoperto che Greenforge si può accedere a un tempio antico. Forse lì che potremo scoprire la verità su cosa è successo. Non so cosa fare, signori. Non so se proseguire per quanto riguarda da Greenforge arrivare alle torri lunari, se non sbaglio. Scorte dell'arpista. Scorte dell'arpista. Non lo so. Ma questo dura fino al prossimo riposo. Ah, ma che figo. Dove cazzo andate tra tutti? Dove andate? Torna indietro. Vabbè, non si sono avvelenate, quindi tanta roba. Ho usato un elisir per il cazzo, in pratica. Grazie. Allora, scusatemi, ma voglio andare a vedere da qualche parte qui cos'è il coso del cultista o cazzi ammazzi. Però ecco, qui è dove ho trovato i Mimic. Come potete vedere sono lì che bruciano. Vediamo se riesco a farveli vedere. No, si sono tipo sciolti. Ah no, questo no, guardate. Venite giù, per favore. Dai. Eccolo lì, il Mimic. Tutto sbudellato. Sembra che questo posto... ha menzionato la lettera... Oh, figa. Guardate che schifo. Anche abbastanza belli grossi. Sì, però le scorte dell'arpista le abbiamo già prese, quindi ce lo puoi anche cavare questo, ciccio. Va bene, quindi noi siamo a posto. Lì non si arriva, vero? Da lì non c'è un'altra via che va, sembra che si possa procedere da qualche parte, ma in verità no. Vediamo tutta la mappa se l'abbiamo esplorata in lungo e largo, perché io ci tengo. Allora, probabilmente sì, probabilmente è stata guardata abbastanza questa mappa. Sì, ci siamo. Allora, l'unica cosa che vorrei fare prima di albero di sussurro, colonia miconide.
Prima di andare avanti vorrei tornare dalla gnoma qua e dirgli che i suoi poveri amici sono caduti, purtroppo. Ci dispiace tanto, ma molto bene. Il nutrimento che la mia specie... non lo so. Vediamo. Ah, noi glielo possiamo dire, quindi rinfresca la memoria. No, termina la conversazione. Quindi noi glielo possiamo dire. Va bene, va bene, va bene. Allora, guarda, vado dalla mercante, così ci vendiamo tutto il possibile. Potremmo, tra virgolette, andare avanti anche con il Manflayer qua. Dove cazzo è? Qui da qualche parte. Qua. Però, sinceramente, procederei con le nostre intenzioni. Quindi non andrei a fare più di tante cose. Sinceramente, mi dispiace un po' non provare a battere quella specie di palla ambulante tentacoluta con un occhio che si chiama com'è che si chiama pure? Ma mi viene da dire basilisco, però ma sti cazzo di funghi che voleva la mercantessa, lo sporco confondo i sensi. Ha fallito, però comunque ha detto qualcosa. Allora vediamo un po'. Ah, la cosa particolare... Ma, Dio buono, ma dovete andare di qua, scusatemi. Non per niente, però... Andate di qua, fate salta, là. Bravi. Vai qui. Ok. Raccogliamo un pochino di ingredienti, scusatemi. Anche questo. Luce notturna, vai, vai. Ecco, perfetto. Perfetto. Almeno un pochino l'abbiamo raccolto. Ecco, il maledetto era qua, solo che sinceramente non so come arrivarci qui. Non so come arrivarci, perché qua c'era un po' di delirio salendo di qua. Salendo di qua c'era un po' di delirio. Da un'altra parte non si può scendere, tipo da qua? Forse sì, forse in qualche maniera si può fare. Forse in qualche maniera si può fare. Vediamo un po' se ci riusciamo, va. Venite qua, per favore. Perché se riusciamo non sarebbe male, non sarebbe male. Io vorrei provare anche col fiore di Sussur, perché comunque mi sembra abbastanza magico quel bagaglio. Magari lanciandolo, ok che non possiamo usare magie di alcun tipo, però, ok, guarda, andiamo all'accampamento, facciamo così, facciamo. Andiamo all'accampamento, mi vado a prendere il fiore di Sussur. Che figata, dov'è? Dov'è il fiore? Questo qua era? I petali? Sono scomparsi. Non abbiamo più i fiori di Sussur. Com'è possibile? Tutto ciò che rimane di un bocciolo di fiore di Sussur una volta prosciugato dalla sua energia o esposto all'aria della superficie. Infatti non abbiamo più l'aura antimagia. Cos'è? Dopo l'aggiornamento, diciamo, ha fatto una sorta di... Ma si può ingrandire sta cazzo di... A parte che non erano questi. Erano proprio dei fiori veri e propri. Andiamo all'albero di Sussur, vediamo un po'. Possibile rimediare un qualche albero? Qualche albero, sì. Buonanotte. Qualche fiore? E che magari sono riciclati fuori, c'è stato un piccolo bug dopo l'aggiornamento. Forge ancestrale, Greenforge, spiaggia, albero, colonia, nascondiglio. Ma non c'era... Eccolo, avamposto si era unito. Niente, signori, andiamo... Proviamo a combatterlo così a sto punto. Non abbiamo più i fiori. Non so perché. Provo, boh. Magari se lo sapete voi dite, ma era troppo facile così. Esplode questo, dimmi di no. Esplode invece. Ecco. Non gli ha fatto niente, meno male. Tanto sicuramente. Orco 2, che paura. Sommerso. Ah no, sorpreso. Che tra l'altro uno di questi dovrebbe essere un tizio che ha dei segreti per la forgia, mi sembra. Anche se ormai abbiamo già fatto con la forgia. Dietro, dietro, Drasil, dietro. Che figata, bellissimo. Ah, ma nei tentacoli ha altri occhi, non me ne ero accorto. Bene, bene. Oh! Il dolore.
Morso su Gale. Su, su. Sorpreso, quindi noi ce la prendiamo nel culo. Minchia, sono... cioè, potentissimo sto coso. È veramente potente. Dove vai? Per me col Susur ce la facevamo a distruggerlo. Porco Giuda, perché non l'ho fatto prima dell'aggiornamento? Cioè, cos'è diventato? Un fantasma? Che cazzo è diventata? Esamina. Attacco d'opportunità, scuro visione. Destrezza, intelligenza. Allora, in teoria non ha nessuna resistenza. Quindi forse, forse... Ok, ci toglie la... accecato. Christian, non ci arriva. E allora combattiamo contro di loro, che cazzo vi devo dire? Vai. Magari lo svegliamo. Chissà se adesso fa qualcosa di interessante. Vediamo se svegliamo anche questo. Ok. Ok che li ho... Parla con la coscienza intrappolata, con l'amuleto senziente. Ma cosa c'è? Quell'affare può attendere. Vabbè. Va bene che può attendere. Però te Karlach non riesci ad arrivare qua neanche col salto? Boom. Allora, Karlach, ho bisogno che te mi distruggi questo. Me lo distruggi proprio con le brutte e con le cattive. Boom. Basta? Nient'altro puoi fare? Oh, fischia. Destroyer. With haste. Mi venga, Gale. Mi venga qua. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare con lui. Ecco qua. Percorso interrotto. Ma Dio buono. Percorso interrotto. Percorso interrotto. No, con lui no. Vediamo se con lui riusciamo a fare tutto. La mitraglietta. Non abbiamo fatto un cazzo in pratica. Cioè. Come si chiama sto coso comunque? Spectator. Armatura magica. Sono comunque nemici? Non lo so, non lo so. Vediamo se con scatto magari riusciamo ad arrivare in una posizione un pochino più decente. Ok. Almeno usciamo da... Basta, basta risvegliare Gesù Cristo. Orco 2. Non l'abbiamo neanche usata, non l'abbiamo. Ah. Sì. Dove cazzo vai, bestia schifo? Dove va? Ma no, brutto pezzente maledetto. Armatura magica, presa debole, concentrazione oscurità. Ma scusami, questi qua si può sapere chi cazzo sono? Cioè, si possono uccidere oppure no? Non lo so, non sapremo mai. Vai. Your soul is in good hands. Diamenor. Ok. Non so, perché magari penso io così a gratis che magari... Che magari... Vediamo se ci attaccano. Oh là, perfetto, perfetto, perfetto. Abbiamo trovato la quadra per far funzionare tutto. Allora, andiamo a portare in vita lei magari. Che se riusciamo a recuperarcela non sarebbe male per niente. Poi riusciamo ad attaccare lei? No, non riusciamo, però andiamo in ira. Boom. Meravigliosa lei. Si può togliere sto schifo, che sennò non riusciamo a combattere. Allora, resistenza ai danni contundenti, ai danni taglienti. Vediamo un po'. Tocco gelo. Non abbiamo un cazzo, non abbiamo. Siamo poverelli, siamo. Andiamo con un Ignis. No, percorso interrotto, maledizione. Allora, non lo so, vediamo un po'. Che altro possiamo fare? Questo ci può arrivare? Non ci può arrivare. Non può arrivare un cazzo a questo mostro di merda. Allora, Gale, vieni qua, per favore. Madonna mia, sei uno schifo. Qua, vieni qua, dai, per favore. Qua, olè. Te magari curati. Perché sì. E magari mi vai qua, no? Vediamo se viene attaccata dal bestione. Te cosa fai? Attacchi noi e attacchi lui. Ok, ok. Bene, bene, bene. È stato un problema risvegliarli, mio carissimo bestione. Ruggito adescante.
Vediamo. Mi sa che non è andata a buon fine, però va bene. Gli diamo un ceffone e lo risvegliamo. Aia. Aia. Ma basta rompere il cazzo a loro. Aspetta, aspetta che adesso, guarda, boom. Pezzo di merda. Aspetta, che adesso andiamo con le frecce di ghiaccio. Magari Ah, sia danno da fuoco che da ghiaccio. Perfetto, perfetto. Vediamo virtuoso. Ci arrivi fin lì, vai. Mi interessa, ci avviciniamo. Boom. Ok, sei. Non li facciamo un granché, ma piano piano. Vai, vai, vai. Distruggilo. Dimmi che ci arrivi. Cazzo. Cazzo, vai, però, vai. Cazzo. Non si può avere un'altra... un'altra cosa, un'altra azione, no? Niente, nada, nisba, niet. Porco Giuda. Veleno Drow. Può fare? Vediamo. Rivestito di veleno. Te pareva che lo mancava. Ah. Afflitto da veleno Drow. Perfetto, perfetto. Si è addormentato. Che cazzo è successo? Dov'è? Spectator. Afflitto da veleno Drow. Va bene. Raggio di gelo. Di nuovo con questo, vai. L'abbiamo risvegliato, perfetto. Cosa che non doveva essere fatta. Te cosa fai, ciccio? Dai. Artimez. Sì. Sì. È morto. È morto, signori. Ce l'abbiamo fatta. Possiamo parlare con uno di loro? Tipo con questo? Sembra il capo, sembra. Dun. The Drow is silent. Chi è? Sembra che lo Spectator abbia prevalso su di voi. Non eravate preparati? Sembri afflitto, te la caverai? Dove dovrei andare ora? Chiediamo chi è Dorn, il mago, quello che ci ha assolti. Our employer. Sembra che lo Spectator... vediamo se non erano preparati. No, non questa volta. Not this time. Dorn hired us, promised riches. Then Zagrim came, Dorn's old friend. They fought, loud and nasty. Zagrim summoned the spectator and ran. Attenzione. Di più su questo scontro tra, vabbè, quei due, non first so dire il nome. About a pact, a forge. Then came spells. You know the rest. È afflitto, ragazzo. Sembri afflitto, te la caverai? Yes. Per me si getta giù dal primo canyon che trova, il primo baratro che trova. Dove andrai ora? Help them. Then home. Ok. Ci dispiace. Ci dispiace per... per la fine che hanno fatto i tuoi amici. Ma un po' d'oro sarebbe... arnesi da scasso. Ah, vediamo qua lo Spectator cosa c'ha. Occhio dello Spectator. Raggio di paura. Raggio di ferimento. Nostro. Grazie, grazie. Qua non ci dicono niente. La miseria. Tieni Karlak, che sennò se lo prendiamo noi. Deflagrazione di fulmini, bello. Frammento di memoria. All'interno di questo cristallo si agita un'ombra, come se qualcosa fosse rimasto intrappolato al suo interno. Qualche percezione? Nada. Manico di ghiaccio, impugnatura gelida di quello che un tempo doveva essere... Probabilmente... forse abbiamo trovato qualcosa che potrebbe essere... combinabile con quei due pezzi. Forse possiamo creare un'arma. Te pareva che diventavamo ingombranti. Cappuccio Drow sfilacciato. Lo prendiamo. Lo prendiamo. Vediamo se abbiamo qualcos'altro. Ok, in teoria noi dovremmo avere anche un antidoto per quello che riguardano i pietrificati, se non ricordo male. Un attimo che do a Karlak la roba che magari ci fa peso.
Carino sto cappuccio, più destrezza, ok. Gli diamo le vesti, gli diamo l'anello. Questo dovrebbe essere il pezzo mancante, mi sembra, che ne mancasse uno per fare quell'arma di ghiaccio, se non sbaglio, probabilmente. Allora, sono contento di aver ucciso lo Spectator perché era una cosa che volevo fare, mi dispiaceva andare via senza non averlo fatto. Avremo anche questa cosa qua. Che è successo? Ah, attenzione. Vediamo. Sì, ci vuole cautela, sì. Oh, perfetto, direi, perfetto. Cosa ci vuole di più dalla vita? Tintura verde pallida, perfetto, perfetto. No, basta, qua esplode tutto se andiamo qui. Qui lo sappiamo già, ci abbiamo già fatto esperienza in quel luogo, in quel luogo. Allora, vediamo un po' qua per curiosità, perché... Allora, qui si poteva andare da qualche parte. Attraverso il passo montano, raggiungere l'asilo Ghitichianti, raggiungere il passo montano. Un'altra volta lo volete scrivere, raggiungere il passo montano? Allora, l'Underdark, signori, secondo me l'abbiamo fatto tutto. In teoria sì, in teoria, se non vado errato. Vediamo un po' dove ci può portare. Dobbiamo stare accorti perché questo immagino che sia il livello. Ah no, sono gli 8 punti in più che abbiamo. Allora, signori, dove cazzo era il coso? Ah, forse era un passaggio segreto, se non ricordo male, mi sembra di sì. Allora, io salvo la partita. Che non si sa mai. Voilà. Si può fare un riposo... No, non si può fare un riposo breve. Attenzione. Oh! Il gruppo ottiene 80... Ci si sta annebbiando il cervello. C'è un altro coso qui. Circolo dei funghi. Andiamo dentro? Dove sbuchiamo? Ah! Alla palude sbuchiamo. Siamo alla casa della zietta, siamo. Barriera arcana. Qui con il fiore di sussurro forse avremmo potuto toglierla sta barriera arcana di merda. Ah, ok, quindi siamo arrivati qua, va bene. Però tanto qua non possiamo fare niente, quindi amen. Sinceramente mi sarebbe piaciuto... Zietta in casa? Allora, vi dico la verità, mi sarebbe piaciuto provare ad aprire quella porta... Quella porta, diciamo, segreta all'interno dello scantinato della vecchia, della zietta. Questo qua, questa porta fatta ad albero, questa. Porta nodosa, però non ci fa passare, non so perché. Chi è che si è fatto male? Perché ha usato salto, sto rincoglionito? Basta, per favore. Possiamo entrare? Feel the barest hint of life from within the door. Ma scusami, fammi entrare. Impossibile scassinare. Aspetta. Vediamo se con lei cambia qualcosa. You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. It can't let people through. Not again. Cos'è successo l'ultima volta che hai fatto entrare e hai fatto passare qualcuno? Forza, apriti, non ho tempo da perdere, sono venuto a uccidere la megera. Andiamo di two paladins and a cleric marching through the door. Shrouded in the glow. Vabbè, ma noi siamo in quattro, quindi weapons brandished, they charge into the hag's. Potremmo farcela. Screams of terror pierce the air. Orco 2, che paura.
Naughty. That's a decade for each. Va bellissimo, cioè è bellissimo nel senso, parlando artisticamente. Dico sul serio, fammi passare. D'accordo, se c'è un d'accordo, c'è un altro modo per entrare. Se non ti apri la mezzera sarà l'ultimo dei tuoi problemi. Io voglio passare, non mi interessa. Brutta bastarda. Ti rendi conto che è trasparente. Vedo l'interno della casa, mi basta passarti attraverso. You see the hag, eyes bright with glee, as she sets fire to the door. With a jerk, you're pulled from the vision. The presence within shrinks, begging you not to run through it. Away. Away. Quindi possiamo passare adesso? Boh. No, signori, sono curioso di aprirla. Poi magari moriamo, però. Quindi adesso si può passare, no? Sì. Ma no, non volevo spingere lì, ho sbagliato. Sì, ce l'abbiamo fatta. Maschera del terrore. Maschera del terrore. Quanto hanno di vita? Livello 4. Qua c'è qualcuno. Probabilmente un'altra maschera del terrore. Però io voglio continuare a passare di qua. Però visto che siamo un po' così tra tutti, vediamo se magari dandoci una curata leggera riusciamo a fare qualcosa. Tanto qua sicuramente scatta la rissa. Drasi, riesci ad andarmi lì sopra? Non riesci ad andarmi lì sopra. Non riesci ad andarmi lì sopra. Ah, niente, è partita la rissa. Va bene. Va bene, va bene, è partita la rissa. Allora, ci potrebbe arrivare con le frecce. Perfetto, perfetto. Vediamo se sono deboli a qualcosa. No. Quindi si potrebbe andare di cattiveria. Proviamo prima con una freccia, va. Fall by my hand. Beh, dai. No bad, 10. Fallimento critico, questo è un po' brutto. Quindi buona, basta. Pedina della megera. Mi spiace, è andato male il tentativo. Gambizzato. Cioè, gambizzato Drasil. Pezzo di fango. Pezzo di sterco. Poi che altro? Boom. Boom. Vediamo se riusciamo a prendere lui. Ok, perfetto, perfetto. Vediamo se riusciamo a prendere lui. Dovremmo riuscirci. No, non ci riusciamo. Perfetto, mi sembra giusto così. Avvicinati perché sennò stiamo lì e ci inculano a bestia. Te riesci a saltare per caso? Sì. Sì. Mi spiace. E niente. Ha fatto una brutta fine. Scendi, vieni qua per favore. Allora, vediamo se arriva qua e riusciamo a fare qualcosa. Olè, perfetto. Anatema, perfetto, perfetto. Ci piace, ci piace. Maledizione del rimpianto? Che cazzo vuol dire? Mancato, mi spiace. Aia. Ah, gli ha dato 7 di vita in più. Aspetta, no. Vammi con estrema cattiveria. Contrattacco? Ah, il dolore intenso. Aspetta che mo a questa ci pensiamo noi. Vai. 23, porco Giuda, grande drago, grande Gale, mamma mia. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Ok. Freccina, dimmi che ce la fai.
Olè, perfetto. Direi che è meglio di così, non si poteva, no? Te maledetta bastarda, adesso ti martello io. Vai. A posto. Perfetto, perfetto, direi che siamo stati bravi, siamo stati bravi. Zieta Ethel ti dà il benvenuto, petalo, perfetto. Armatura di cuoio borchiata, bella. Peccato che non faccia un cazzo di danno. Questo magari ce lo prendiamo. Questo magari si può vendere. Che dite, eh? Che dite? Si può vendere? Sì, sì, si può vendere. Come si può vendere? Allora, andiamo a prendere tutto e poi direi di salutarci per il prossimo episodio, perché sennò andiamo troppo avanti, anche se non sarebbe male come cosa, perché mi intrippo a bestia, poi soprattutto quando riesco ad andare avanti in cose che prima mi erano... non mi erano concesse. Vediamo anche dove porta lo scantinato della vecchia. Niente di particolare, niente di particolare. Però costa 15 magari. Questa costa 40, quindi la prendiamo. Si vende tutto, signori, si vende tutto. Si può vendere tutto, bisogna essere solo un bravo venditore. Bomba di fanghiglia velenosa. Questa aveva una pietra pesante. Sebbene stia agilmente nel palmo di una mano, questa pietra si rivela alquanto pesante. Vediamo quanto è pesante. Biglietto sbiadito. Leggi questo ogni mattina. Ricordatelo sempre. Lei non è tua amica. Non fa parte della tua famiglia. Non mangiare il cibo se lei non guarda. Non bere il tè se lei non guarda. Non metterti la maschera. Non metterti la maschera. Non metterti la maschera. La parola bugie è scritta a grossi caratteri sopra il resto del testo. Ok. Mi sa che abbiamo sbloccato un achievement. Leggi 100 libri diversi in una singola partita. Wow. Però, ne abbiamo letti così tanti? Non pensavo. Quindi qua non vi è nient'altro, vero? Non vi è nient'altro. Forse qua sopra? C'è qualcosa qua? Valga il nostro tempo? Qua c'è un sacchetto, aspetta. Ah, ma allora ce n'è di roba. C'è una testa di maiale. Ecco, te pareva che siamo ingombranti, porco Giuda? Te pareva? Possiamo dare la pietra pesante? Merda. Minchia, abbiamo preso la testa di maiale e ci ha dato il delirio di ingombro. Giustamente. Aspetta, vai su. Qui. Là. Ok, perfetto. Brasil, per favore. Non ce la fa. Aspetta. Questo lo dobbiamo prendere. L'ingrediente alchemico fa sempre comodo. Boccone del ladro. Questo ci permette di fare le pozioni. Perfetto. Vediamo se abbiamo fatto tutto. Sembrerebbe di sì. Allora, aspetta, prima di avvicinarci ulteriormente, salviamo, voilà. Aia. Questo cos'è? Ma che cazzo c'è qua dentro? Porco Giuda. È inquietante sto posto, signori. Qui non vi è niente? Strano. No! Ho sbagliato. Torna indietro. Porco Giuda. Dove è finito Drasil? Che culo, signori, che culo. Esalazioni tossiche. Che palle queste esalazioni tossiche. E niente, non scompaiono. Pensavo potesse essere una roba fattibile, invece, sto cazzo. E come facciamo? Come facciamo ad andare avanti? Qua c'è una specie di o gabbia o ascensore? No, forse gabbia. Ma, chissà. Ma, signori, io direi che ci possiamo fermare qui, perché io sto registrando da un'ora e passa. Quindi abbiate pazienza, ma
E niente, neanche stavolta siamo riusciti ad arrivare al secondo atto, quindi ci sta, dai. Talmente intrippante, si merita il gioco dell'anno, quindi a sto punto. Ti fermi a guardare ogni buco, ogni anfratto della mappa e scopri cose nuove, quindi ti intrippi a guardare tutte queste cose e diventa una roba fuori di testa. Diventa una roba fuori di testa. Quindi, signori, io, come al solito, vi saluto. Vi invito a lasciare un mi piace, un commentino al volo se volete per qualche consiglio e farmi sapere la vostra su questo GOTY 2023. Iscrivetevi al canale come al solito per seguire le varie avventure e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.